Buongiorno all'informazione di oggi, giovedì 23 ottobre 2014. Apriamo con le notizie di politica. Alleanza Calabrese chiede con un comunicato l'esclusione dalla competizione elettorale del candidato a sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Ma Calebre Vincenzo, in qualità di delegato della lista contraddistinta dal contrassegno Alleanza Calabrese, partecipante alle elezioni prossime di Reggio Calabria, alla luce dell'appello del dottor Federico Cafiero De Rao, procuratore capo della Repubblica di Reggio, lanciato il 17 settembre 2014 in audizione presso la Commissione Antimafia sul condizionamento delle elezioni. In qualità di cittadino reggino, di calabrese e di italiano, denuncia la situazione con la quale si sta andando alle elezioni del futuro sindaco della città di Reggio Calabria, all'elezione del futuro consiglio comunale della città di Reggio Calabria e all'elezione del futuro presidente della regione Calabria. Avendo appreso da notizie di stampa non smentite che il signor Demetrio Naccari Carlizzi avrebbe partecipato alla cena con i boss Lampada nella residenza di Giacinto Polimeni, ritenuto legato alla cosca Condello, svoltasi il 1° di marzo del 2010, a meno di un mese dalle elezioni regionali, per come risulta nell'articolo pubblicato sul quotidiano della Calabria. A cena anche Naccari Carlizzi, a firma di Michele Inserra del 25 luglio del 2012. Che il signor Demetrio Naccari Carlizzi è indagato assieme ad altri 9 assessori della giunta Loiero per concorso in peculato. Che il signor Demetrio Naccari Carlizzi è indagato assieme ad altre persone per falsità ideologica ed induzione indebita a fare o promettere utilità. Che la signora Falcomatà Valeria è indagata nell'ultimo procedimento citato in relazione ad una vicenda avente ad oggetto l'assunzione della medesima presso una struttura sanitaria pubblica di Reggio Calabria, che i suddetti sono rispettivamente cognato e sorella del candidato a sindaco Falcomatà Giuseppe, che vi è un evidentissimo caso di incandidabilità, ineleggibilità e conflitto di interessi tra la posizione che il candidato assumerebbe in caso di elezione a causa della sua partecipazione all'Assemblea dei Sindaci di cui al decreto legislativo del 30 dicembre 92, organismo dotato di competenze di programmazione e di controllo dell'attività dell'ASP provinciale. Chiede che la Commissione si pronunci per l'esclusione della competizione elettorale del suddetto candidato a sindaco e chiede inoltre, infine, di essere tempestivamente informato della decisione che la suddetta Commissione andrà ad assumere. Il processo Scajola, rigettate le istanze della difesa. Va avanti il processo a Claudio Scajola. I giudici del Tribunale di Reggio Calabria hanno rigettato le istanze presentate dalla difesa sulla nullità del rito immediato. Il processo è stato così rinviato al 6 di novembre prossimo. Difesa ed accusa hanno chiesto la deposizione di 220 testi, tra cui anche quella dell'ex presidente del Libano, Amin Gamayeh. Il Tribunale della Libertà ha intanto dichiarato inammissibile il ricorso della DDA sull'aggravante mafiosa. Le vicende dell'aeroporto dello Stretto, le criticità e gli ostacoli che hanno frenato lo sviluppo del nostro scalo saranno a breve superate. Pertanto siamo un po' più ottimisti in merito alle prospettive future, in quanto riteniamo di poter raggiungere quei traguardi tanto ambiti che finalmente consentiranno il rilancio del nostro aeroporto. È quanto si legge in una nota diffusa dalla società di gestione dell'aeroporto dello Stretto in esito all'incontro svoltosi presso la sede della direzione centrale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al quale hanno preso parte i funzionari responsabili dell'ENAC guidati dal direttore generale Alessio Quaranta. L'amministrazione dell'ENAC, il consiglio di amministrazione dell'ENAC previsto per dicembre, che dovrà decidere sulla concessione trentennale previo il rispetto degli impegni da parte della compagine societaria della Sogas relativi alla realizzazione dell'aerostazione, che rientra peraltro nel piano industriale di stabilità finanziaria a suo tempo presentato dalla società, e alla garanzia di stabilità finanziaria attraverso la ricapitalizzazione da parte dei soci. Lo stesso direttore generale Quaranta inoltre ha dato disposizione agli uffici competenti affinché si rendano disponibili ad affiancare la stessa Sogas per il raggiungimento di questi obiettivi.
Vova Marina, un convegno sul tema dei rifiuti nell'area ionica si svolgerà il prossimo 27 ottobre 2014 alle ore 16 presso la sala IRSEC del comune di Vova Marina. Il convegno è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini e si prefigge di stringere un confronto serrato e collaborativo con le istituzioni per contribuire alla pure possibile soluzione di un problema che sembra sia sfuggito di mano alla politica locale e regionale. I singoli proponenti avranno modo di illustrare i luoghi del loro territorio violentati dai rifiuti e dalle conseguenze in materia di salute, economia e turismo. I lavori prevedono un'esposizione visiva dei luoghi interessati dall'inquinamento, l'intervento di tecnici e professionisti e la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni, autorità e esponenti politici che desiderano essere presenti. Nel corso dell'incontro verrà anche presentata la petizione redatta da Reggio Non Tace, per l'istituzione e la corretta applicazione del registro dei tumori e epidemiologico. I presenti, muniti di regolare documento, saranno inviati a sottoscrivere la petizione. Gli organizzatori anticipano che rimarranno in seduta permanente attraverso un organismo appositamente preordinato fin tanto che il complesso problema dell'inquinamento non verrà definitivamente risolto attraverso una comprensibile e onesta politica del territorio, ubbidiente ai principi di responsabilità, partecipazione e condivisione delle opere che andranno ad incidere nel territorio sociale ed ambientale. Sempre da Vova Marina, adesso ascoltiamo un servizio da Maria Iriti. Si è svolta ieri pomeriggio presso il Palazzo Comunale la conferenza stampa per la presentazione ufficiale della consulta giovanile di Vova Marina, insediatasi la settimana scorsa, alla presenza del sindaco Vincenzo Crupi e dell'assessore alla cultura Maria Luisa Ollio. La consulta è stato uno dei punti più importanti del programma elettorale sul quale abbiamo chiesto la fiducia, ha affermato Crupi. A nome dell'amministrazione che rappresento, manifesto grande soddisfazione per la nascita di questo organismo partecipativo, grazie al quale i giovani potranno dare un contributo alla vita democratica e alla crescita del Paese. Significativa l'adesione volontaria da parte di 65 giovani. In giugno un gruppo di lavoro ha scritto il regolamento. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, alcuni giovani hanno lavorato volontariamente alla realizzazione di eventi estivi, primo fra tutti il Jalotuvua Music Festival. La consulta è un collegamento importante fra chi amministra e il mondo giovanile, ha sottolineato il sindaco. Il mio augurio è che diventi un luogo privilegiato di confronto e proposte. L'assessore Ollio ha offerto alla consulta il supporto incondizionato dell'amministrazione comunale. La consulta nasce dal desiderio dei giovani di rimanere a Vova Marina, ha affermato, e può essere un percorso di miglioramento. Sono 8 i consiglieri eletti: Alessandra Branca, Silvio Cacciatore, Bruno Franzè, Melania Lejeune, Claudia Ligato, Mario Micheletta, Domenica Ollio e Angelo Scordo. 4 ragazze e 4 ragazzi, ciascuno col proprio compito, coadiuvati dal presidente Leo Plutino, che ha sottolineato: la consulta giovanile di Vova Marina sarà una consulta che unisce, un collante fra le tante realtà associative presenti sul territorio. Per questo motivo la consulta si arricchisce di 6 portavoce esterni: Salvatore Autolitano, Massimo Dagui, Claudia Iriti, Maria Luisa Ollio, Roberto Rodà e Andrea Zirilli, incaricati di promuovere e coordinare le attività della consulta. I giovani stanno già lavorando ad alcuni progetti realizzabili nel breve periodo. 2 gli appuntamenti di novembre: la festa di San Martino, prevista per il 15, e la giornata internazionale dei diritti del bambino, che coinvolgerà gli istituti scolastici e gli enti che si occupano di infanzia. A breve è prevista una riunione con tutte le associazioni del territorio per organizzare insieme il Natale. Per le attività della consulta non sono previste al momento voci nel bilancio comunale, ma il sindaco Crupi garantisce il sostegno dell'ente che si affiancherà all'opera preziosa di volontariato dei giovani. Il consiglio direttivo avrà presto una sede presso l'ex mercato coperto di Vova Marina, dove verrà realizzato anche un servizio in forma giovani. Saline Ioniche, i comitati rilanciano sulla
questione della centrale. I comitati Greganica Sviluppo e Vedere Chiaro rilanciano sulla centrale di Saline Ioniche in provincia di Reggio. In una nota, i comitati Greganica Sviluppo e Vedere Chiaro, per voce dei loro rappresentanti Assuntino Benedetto e Domenico Foti, aggiungono oggi un nuovo importante tassello alla convinzione che oggi più che mai la centrale termoelettrica proposta con il suo progetto dalla SEI è senza dubbio la migliore opportunità che un territorio come quello di Saline e dintorni potesse avere negli ultimi 40 anni. Il motivo di questo rilancio viene da una visita effettuata presso l'impianto esistente in quel di Civitavecchia, precisamente a Torre Valdaliga Nord, di proprietà Enel, dove si è potuto constatare di persona il reale ed effettivo impatto che un tale impianto ha sull'ambiente. I risultati sono tutti a favore della centrale. A tal proposito invitiamo tutti quelli che parlano tanto della centrale di Saline, anche molti politici o presunti tali, senza mai averne vista una davvero nella realtà, di farsi una passeggiata a Civitavecchia. Questo è quello che già oggi avviene per la nominata centrale Enel di Torre Valdaliga, che è anche ben superiore per potenza a quella che è stata progettata per Saline Ioniche dalla SEI S.p.A. Noi continueremo fino in fondo la nostra battaglia per la realizzazione dell'opera, concludono, nella quale intravediamo la sola, unica e concreta speranza di rinascita del nostro territorio. Un albero di discrete dimensioni è caduto questa notte a Melito a causa delle forti raffiche di vento. L'albero, posto all'interno del giardino dell'ospedale Tiberio Evoli, si è abbattuto sulla sede stradale, non provocando per fortuna danni a persone o cose. La viabilità è stata subito ripristinata e si attende adesso la rimozione completa dell'albero stesso. Lo sport. Regina dalle colonne di un quotidiano, il presidente Foti torna sulla penalizzazione inflitta alla società. Pensavamo di essere penalizzati per i mesi di gennaio e febbraio 2014, visto che per quelli di novembre e dicembre 2013 avevamo già subito la penalizzazione nella passata stagione. Il mondo del calcio è strano, i soggetti che lavorano seriamente vengono perseguitati. Mi occuperò della vicenda in prima persona ed intendo andare fino in fondo. Poi una battuta anche sul derby che si giocherà domenica contro la Vigor Lamezia. Dopo la penalizzazione, dice ancora il massimo responsabile della società Regina, abbiamo l'obbligo di fare punti pur consapevoli che i lametini hanno un buon collettivo, ma siamo nelle condizioni di vincere la partita. Conosco bene la forza dei miei atleti. Marina di San Lorenzo verrà presentato oggi alle 18.30 presso la parrocchia Santissima Trinità di Marina di San Lorenzo, il libro del centenario Amaranto di Domenico Romeo, editore Franco Arcidiaco. Alla presentazione interverranno Salvatore Laiacona, responsabile attività di base della Regina Calcio, Paolo Cicciù, presidente provinciale del CSI di Reggio Calabria, Franco Arcidiaco, l'editore, e in conclusione Domenico Romeo, autore del libro stesso. La cittadinanza e tutte le scuole calcio dell'area grecanica sono invitati a partecipare a questo importante appuntamento che, ricordo, si svolgerà oggi 23 ottobre alle ore 18.30 presso il centro giovanile Marina di San Lorenzo. Grazie per l'ascolto, era l'ultima notizia, buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.